Cinzia Franciò per il quotidiano La Provincia. Igiene delle mani, gesto semplice ed essenziale, non solo in ambito sanitario. Ne parliamo con la dottoressa Margherita Rossi, infermiere con funzioni organizzative in igiene ospedaliera aziendale e protagonista di questa nuova puntata del Medico Risponde. Buongiorno dottoressa Rossi. Giornata mondiale per l'igiene delle mani. Qual è l'obiettivo di questa ricorrenza? Innanzitutto buongiorno. Allora, la Giornata Mondiale per l'Igiene delle Mani è stata istituita nel 2005 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Questa giornata è stata, diciamo, creata proprio per andare a celebrare e a ricordare un gesto molto semplice che è l'igiene delle mani, ma essenziale nei contesti sanitari, ma non solo nei contesti sanitari. Infatti, attraverso l'igiene delle mani è possibile prevenire, per esempio, le infezioni correlate all'assistenza. Uno delle problematiche principali nel contesto sanitario, ma anche nel contesto territoriale. Attraverso questa giornata, quindi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità vuole ricordare proprio l'importanza di questo gesto, soprattutto in un contesto attuale. Inoltre, quest'anno, la campagna dell'anno 2024 si focalizzerà proprio sulla consapevolezza. Consapevolezza non solo degli operatori sanitari, ma consapevolezza anche dei cittadini. La campagna avrà l'obiettivo di sensibilizzare, quindi di rendere consapevoli anche sul razionale dell'igiene delle mani, l'utenza e gli operatori sanitari, proprio perché diventino sia erogatori di cure pulite, ma anche promotori di questa azione così importante. Perché questo gesto, quindi apparentemente semplice, è così essenziale? Allora, diciamo che l'igiene delle mani è un gesto semplice perché non ha bisogno di molte cose. Basta semplicemente acqua e sapone o gel idroalcolico per poter essere effettuata. È un gesto semplice inoltre anche perché occupa una piccola quantità di tempo, nel senso che non richiede tempi molto lunghi per la sua esecuzione, però ha un effetto importante ed è molto importante dal punto di vista infettivo. L'igiene delle mani inoltre svolge un ruolo cruciale nelle infezioni correlate all'assistenza. Queste infezioni sono un problema emergente, diciamo, in tutto il mondo. In un recente studio fatto in Italia, in Lombardia, diciamo che la prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza è circa del 10%. L'igiene delle mani in questo ha un ruolo appunto fondamentale proprio perché alcuni studi mostrano come attraverso l'igiene delle mani sia possibile prevenire una quota importante di infezioni correlate all'assistenza fino anche al 50%. Quali sono i 5 momenti dell'igiene mani secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Allora, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i 5 momenti per l'igiene delle mani, che sono quei momenti che servono per limitare e prevenire la contaminazione da parte di microrganismi al paziente, sono prima del contatto col paziente, prima di una manovra settica o di una procedura pulita, dopo il contatto col paziente, dopo l'esposizione a fluidi e dopo il contatto con l'ambiente circostante il paziente. L'igiene delle mani può essere infatti attuata attraverso l'utilizzo di acqua e sapone, per esempio nel caso in cui le mani siano visibilmente sporche o contaminate, o nel caso in cui il paziente abbia alcuni specifici patogeni, oppure attraverso l'utilizzo del gel idroalcolico, perché ha dei vantaggi, per esempio la velocità dell'azione, il fatto che non richieda comunque nelle vicinanze un rubinetto piuttosto che la carta asciugamani, ma anche perché contenendo al suo interno l'alcol ha una capacità antimicrobica. Quindi questi 5 momenti, diciamo, in un contesto di esecuzione della manovra secondo delle modalità, dei tempi precisi, permette di garantire un'assistenza sicura al paziente con mani comunque pulite. Non bisogna dimenticare però che oltre all'utilizzo di queste soluzioni e all'esecuzione dell'igiene mani in modo adeguato, è necessario considerare anche l'utilizzo consapevole dei guanti. Devono essere utilizzati in particolari situazioni e non bisogna abusarne, proprio perché la letteratura ci suggerisce che l'utilizzo dei guanti sia effettivamente un ostacolo all'igiene mani e, oltre ad essere un ostacolo, può anche portare alla trasmissione di micropatogeni al paziente. Per questo è un'altra tematica, diciamo, su cui rivolgere l'attenzione. Di che cosa si occupa l'igiene ospedaliera aziendale?
Allora, l'igiene ospedaliera aziendale è un servizio che alla sua attività è calata nella prevenzione del rischio infettivo. Infatti, fra i vari ambiti, diciamo, di competenze ci sono per esempio la gestione del flusso di notifiche di malattia infettiva, l'analisi o piuttosto la reportistica inerente a alcuni patogeni o germi multiresistenti che sono in sorveglianza. La creazione di reportistica o di sorveglianza anche ambientale e anche calato, diciamo, attivamente sulla tematica di igiene delle mani, appunto. All'interno dell'igiene ospedaliera opera un professionista sanitario specifico che si chiama ISRI. Gli ISRI sono gli infermieri specialisti nel rischio infettivo e quindi sono infermieri che hanno poi strutturato nel loro percorso professionale un percorso appunto specifico mirato ad andare a sviluppare alcune competenze e delle conoscenze sulla prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza. Questi professionisti quindi operano attivamente per andare a identificare nei processi tutte quelle che sono le attività di miglioramento, lo scopo di migliorare appunto l'assistenza sanitaria in un'ottica di evidenze scientifiche. Riprendendo l'igiene delle mani, gli ISRI sono anche in questo calati attivamente perché sono principali attori proprio dell'attività di sorveglianza sull'igiene delle mani. Devono lavorare comunque agendo comunque sulla consapevolezza degli operatori sanitari e quindi l'attività è quella di andare a strutturare un percorso che permetta di rendere consapevoli gli operatori sanitari su alcune tematiche fondamentali per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza. Soprattutto negli ultimi anni l'assistenza sanitaria è riconosciuta a livello mondiale come una delle sfide principali, soprattutto l'assistenza sanitaria e l'erogazione di cure pulite, e quindi è diventato in vari contesti un obiettivo prioritario, tra cui anche nelle direzioni ospedaliere.